Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con il sindaco Francesco Siviero e chiediamo come si sta muovendo la macchina per gli aiuti alla popolazione ucraina. Ovviamente attualmente la gestione del tutto, quindi della macchina, degli aiuti, dell'accoglienza è lasciata ai comuni e quindi è per questo che ci stiamo attivando sul territorio per creare una rete che possa aiutarci a realizzare al meglio questa accoglienza, un'accoglienza diffusa che quindi prevede un sistema di integrazione un po' più spinto. Infatti già con la scuola siamo in contatto per eventualmente iniziare anche un percorso scolastico di integrazione per queste persone che arrivano, soprattutto per i più piccoli, e anche con tante associazioni del territorio che hanno dato la disponibilità magari per un semplice dopo scuola, per delle attività di integrazione che servono soprattutto a dare anche un minimo di sostegno psicologico a queste persone che arrivano e che purtroppo hanno dovuto lasciare gran parte dei loro familiari e dei loro averi, delle loro proprietà in Ucraina. A Taglio di Po sono già arrivate una decina di persone dall'Ucraina. Ha avuto già la possibilità di incontrarle, di parlare con loro, sindaco? Abbiamo incontrato alcune di queste persone oggi, insomma, andati a casa, questi nuclei che sono arrivati per verificare, insomma, qual è la situazione, per chiedere anche quali potrebbero essere le esigenze e per verificare, insomma, che tutta la parte burocratica sia stata chiusa in modo da evitare qualsiasi tipo di problemi. E comunque continuiamo a tenere monitorata la situazione, purtroppo non riusciamo ancora a dare un numero preciso di quelli che potrebbero essere gli arrivi, perché essendo legata ancora un'accoglienza a livello volontaristico, ecco, non abbiamo un quadro di riferimento dal punto di vista tecnico e quindi man mano che le persone arrivano gli chiediamo di venire appunto qua in comune dopo aver fatto il tampone, in modo da avere una lista, un quadro di riferimento che sia omogeneo e integrato. Come vi dicevo, stiamo collaborando con tutti gli enti e le associazioni sul territorio e stiamo predisponendo anche come comune una pagina apposita sul sito dell'amministrazione dove verranno pubblicati non solo i vademecum relativi all'accoglienza e documentazione necessaria, ma anche le varie raccolte di generi alimentari o di materiale di prima necessità che le associazioni e gli enti del territorio faranno, quindi lì troverete tutte le informazioni relative non solo a tutti quelli che sono i passi burocratici da fare, ma anche agli aiuti concreti che verranno messi a disposizione e inoltre sarà anche caricato un apposito form dove chi vuole può inserire il proprio nome e cognome, dare la propria disponibilità all'aiuto o all'abitazione e poi arriverà in automatico una mail all'ufficio servizi sociali, che ringrazio insieme all'ufficio polizia locale, insieme anche all'ufficio anagrafe, perché veramente ci stanno coordinando in maniera ottimale tutte le operazioni del caso che sono previste.